Per il suo intervento. Invitiamo qui da noi Fiore Marro, che è il presidente dei Comitati Due Sicilie. Nell'ambito, faccio una piccola premessa, nell'ambito del mondo revisionista della storia d'Italia, noi non abbiamo tanti bellissimi rapporti come Partito del Sud, perché c'è questo vizio della critica perenne che li attanaglia. E questa cosa ci affligge, perché noi siamo invece disponibili con tutti a sentire anche opinioni che non siano del tutto coincidenti con le nostre. Però Fiore Marro, che conosciamo da anni, noi gli riconosciamo un merito, che è quello di essere stato sempre attento, cordiale nei nostri confronti. 2 anni fa noi abbiamo fatto il precedente congresso a Roma, il signore che ora si è seduto al fianco del Presidente si è messo in macchina e è venuto a Roma per partecipare. Quindi la cordialità, l'attenzione va sempre tenuta in buon conto da persone per bene quali tutti ci riteniamo. Loro hanno fatto il loro congresso a Caserta qualche giorno fa e io ho ritenuto, come era giusto e doveroso, omaggiarli per un mio saluto. Quindi altrettanto e come sempre abbiamo il piacere di avere qui Fiore Marro. Qui lascio la parola. Buongiorno a tutti. Noi diciamo, correva l'obbligo di essere presenti innanzitutto per quello che ha ricordato Andrea. È venuto lui, Pappalardo e altri componenti del Partito del Sud, e ha voluto far parte di quella cerchia di persone che noi abbiamo invitato. Sono venuti pure dei circensi come i neoborbonici e altri circensi ancora. Diciamo, la bellezza di certe cose, che tu un sabato mattina vieni a trovare degli amici e poi ti ritrovi pure a fare la fiera per bocca di qualcuno. Però mi domandavo, mentre ascoltavo questo fatto del circense, se io facevo il gladiatore o ero uno dei leoni che doveva essere ammazzato da qualche compagno che si è trovato nella riga quella mattina. Dovevo essere qua perché, diciamo, anche dal punto di vista personale, quando sono stato al congresso a Roma e il giorno dopo sarà stato qualche occhio obliquo, ho avuto dei problemi al cuore, mi sono dovuto operare, è stata una sorta di risposta a quella legge, speriamo che non vedo qualcuno dell'epoca che magari portava Iella, che essendo borbonico e fiera, pensiamo pure a queste cose, la Iella porta male e quant'altro. Al di là di tutto, al di là dello scherzo e delle battute, noi come Comitato di Sicilia ci siamo prefissati di non fare politica, non perché abbiamo paura di fare politica, non perché non vogliamo affrontare il lagone elettorale, ma perché credo che l'unico modo per poter preparare le persone a venire a pugnare poi nel Partito del Sud e in altri partiti che si professano meridionalisti, che per me è una bruttissima parola, però purtroppo noi siamo l'unico popolo in Europa che ci chiamano meridionali, questa è una cosa terrificante. Sono stati l'ex Jugoslavia, stanno croati, sloveni, bosniaci, cioè, no, meridionali, sì, meridionali. Se 1000 anni di storia, neanche la Schifezzinoma siamo stati capaci di farci riconoscere. E comunque, e questo, diciamo, è una di quelle cose che noi proviamo a raccontare, a far capire, a inculcare alle persone che vengono nella nostra palestra, perché io dico, noi facciamo una sorta di primavera calcistica. Tu vieni, ti prepariamo, qualcuno si scoccia, perché molte volte poi capita che quando le persone scoprono questi circensi borbonici, la prima cosa che credono è che si devono mettere un elmetto in testa, un fucile in mano, e devono andare sulle mura di Caida a sparare a un nemico. Diventa una sorta di deserto dei tarti terrificante, perché poi dopo un po', no, ma voi non fate niente, voi non fate proprio niente, non fate proprio. Nel frattempo abbiamo rotto le scatole a Fenestrelle, che è un posto in Piemonte dove molti nostri antenati, pur di non abbiurare, come scrisse Nicola Zidane, che qualcuno ha ricordato qui, pur di non abbiurare un giuramento fatto a una patria, a uno Stato, a una bandiera, preferirono immolarsi. Noi, non facendo niente, comunque siamo andati lì, poi costrinsi degli amici del Partito del Sud ad accompagnarmi a casa, perché poi da buon terrone sono andato senza macchine, senza biglietto di aereo, senza niente, loro poverini, che da Roma dovettero accompagnarmi un giorno
a casa, a casetta, perché è una casetta, pur essendo... Da allora non ti abbiamo più voluto niente, cercare. Mi hanno proprio sfuggito, hanno fatto in modo di sfuggirmi in tutti i modi. Tanto da quel giorno si sono scoperti antiborbonici. Ma non ho capito perché se erano antiborbonici per paura di diventare fiere pure loro, che state attento che diventare fiere poi è un guaio. O perché li ho costretti a fare Torino, Caserta e poi tornare a Roma. Io vi ringrazio sempre in quelle rare preghiere, mi ricordo di voi due, proprio per questo grandissimo... proprio per questo grandissimo gesto amicale, fraterno, identitario. Dunque, ritornando al progetto nostro, noi lavoriamo per preparare le persone, perché dal punto di vista politico, oggi purtroppo, diciamocelo, la politica si fa. Innanzitutto chi è fortunato come viene dalla Spagna e si fa sta sigla, Guccini raccontava la sua differenza tra Tucson e Piumazzo, no? Noi per esempio fanno un quartiere loro, come si chiama? Podemos. Noi si dice, se ti seguiamo, possiamo, la gente dice ma che pure, stai insistendo, quindi siete fortunati anche con la lingua per poter vivere. Pensa che qui in Italia per inventarsi una cosa del genere c'è un movimento che si chiama 5 Stelle, parla albergo, e tu vedi che 5 Stelle di solito sono degli alberghi di qualità, invece no, è qua che ha funzionato. In bocca al lupo per tutto quello, grazie a nome anche diciamo dei Terroni, delle due Sicilie, per tutto quello che state facendo, perché state dando una lezione a tutti che forse la politica non è solo soldi. Qui invece è così, o puoi promettere posti di lavoro o c'hai i soldi di Berlusconi. Penso che noi in Italia, mentre noi perdiamo il tempo con i borbonci a raccontare che a Finestrelle c'era una cosa, in Calabria c'era l'amico Spadafora, qua c'era un polo industriale, oggi la Calabria è riconosciuta in tutto il mondo come il polo ndranghetista malavitoso del sud Europa. Prima raccontiamo pure queste faccende, sempre un primato, che eravamo il polo metallurgico di quello che è l'Europa oggi. Abbiamo subito queste cose, le raccontiamo, amiamo a raccontarle, non per piangerci addosso, non perché ci chiudiamo nei garage con le parrucche del Settecento e quei cavalli ci fanno borbone amante, no, no, raramente c'è qualcuno che fa questo, però diciamo ormai c'è questa sorta di idea che noi siamo così, siamo circensi, siamo fieri. Guarda, una cosa, è stata una coltellata questa cosa, proprio è partita da uno, io ho fatto il portavoce del Partito Socialista al paese mio, vengo da una famiglia di socialisti e sono convinto che per questa cosa che qualche volta alzo il bicchiere per dire più lì, quando morirò mio nonno dall'altra parte mi sta aspettando che mi deve menare. Però diciamo, questi sono tutti gridi, tutte le cose che noi stiamo cercando di inculcare per creare quel senso di identitario che purtroppo la storia, i media e i poteri forti hanno fatto in modo di cancellare. Se tu prendi un libro di storia italiana, pure di quelli piccolini, ci sono 128 anni di storia completamente cancellata, omessa. Cioè c'erano gli spagnoli. Poi vai a vedere i morti di Fenestrella, si chiamano Macrini, Lipari, Riccio e compagnia cantante. No. E però la storia italiana ancora oggi ti dice che quelli che c'erano erano spagnoli. Adesso io vi chiedo, è possibile che noi dobbiamo far passare queste cose ancora in silenzio perché dobbiamo preoccuparci di diventare circensi e borbonici? Io ve lo chiedo, vorrei sapere un sì o un no dalla platea. È possibile nascondersi per paura di essere etichettati per monarchici e borbonici? Eppure ancora oggi gli stessi fratelli nostri, le stesse persone che si piccano di lottare, di combattere per questo territorio, invece di ringraziare questo lavoro fatto, diciamo, uno stillicidio, si prende tempo per arrivare in Abruzzo, per salutare quattro gatti che ti aspettano perché ti devono abbracciare. L'altro giorno sono stato a Bairano Padenor, che è uno dei posti, uno dei comuni che combatte
Conteano e Punta Verna Cadere, proprio Garibaldi e Vittorio Emanuele, la Roche Faccimi si era salutata, no? Eppure c'erano questi ragazzi, erano 20 di loro, fino a mezzanotte stavano lì, stavano ad ascoltare, a sentire, e il giorno dopo un assessore di sinistra ha scritto su un post, eravate quattro gatti, cioè una cosa terrificante, cioè difendere uno che ha solo dormito. Se voi girate dal sud Italia, questo signore che ci ha liberato, a noi circensi, ha murmurato per tutta parte, cioè addirittura un comune, non so di che zona della Puglia, ha messo una tabella, cioè, qua sicuramente Garibaldi non ha dormito, è stato costretto a scrivere la nostra, cioè, perché la nostra storia ci ha portato a fare tutte queste cose. Io vi dico grazie a voi del Partito del Sud per quello che fate. Naturalmente ci saranno sempre e comunque delle divergenze, perché io, essendomi liberato da questa idea dell'Ottocento, della destra, della sinistra, del liberale, progressisti e quant'altro, ci hanno fottuto facendo questo. Io sono del parere che nell'Ottocento c'è stata una guerra di mondi. Questa guerra di mondi aveva messo, ha messo contro quello che poi, diciamo, chi ha vinto ha amato chiamare l'Ancien Regime, sai, i dieci scimmie, un re, una patria. E i progressisti e i liberisti, oggi sono liberi, sono quelli che dominano la scena e tieni i soldi, no, sicuro, non serve a niente. Questa, diciamo, è l'immagine oggi del mondo che viviamo. Io mi batto invece per tornare non indietro nel tempo, perché la rilancetta del tempo non torna indietro, mi batto per far sì che il mondo torni ad essere, ad avere quella visione, la visione di San Leucio, non so se chi di voi c'è mai stato, l'idea di San Leucio, o lavorare 8 ore, il medico condotto, 50 anni fa, questa nostra arretratezza, questo burbonismo oscurantista, niente di meno, 200 anni fa, non teneva niente che fare, mettere il medico condotto e dare 8 ore di lavoro e dare la stessa di opportunità agli uomini e alle donne. Ed eravamo, stavamo arretrati, ma arretratissime, basta andare a vedere San Leucio com'è bello ancora adesso, nonostante gli amministratori che si sono susseguiti, che, diciamo, è meglio, c'è una canzone che diceva in galera di panattieri nel 700, mi sembra. Oggi dove in galera gli amministratori che hanno combinato dei disastri terrificanti. Quindi io giuro, non voglio dilungare, non voglio oltremodo tediarmi, ho cercato di fare la fila e la bestia in maniera, diciamo, possibile. Chiedo venia per questa mia intolleranza. Noi un po' ci siamo fortunati perché tempo fa, quando ti chiamavano borbonico, avevi l'impressione che eri uno che veniva da Marte, veniva da un altro pianeta, chi è borbonico? Perché ma adesso siamo, per fortuna abbiamo avuto questa fortuna che da Marte siamo diventati, diciamo, un po' più terreni. Siete fieri di quello che è stato? I partiti servono per far alzare la voce, per contrastare i partiti come quello del Partito del Sud, servono per contrastare, diciamo, questo marasma generale di destra e sinistra che, quando si tratta di Sud e di Meridione, siamo sempre messi in un secondo, piano. In Roma stamattina mi ha fatto una domanda, cioè, il personaggio più importante della storia d'Italia qual è? Io ho risposto gli americani, sbagliato, forse non aveva capito cosa gli volevo dire a questa gente. Quindi siate fieri, aiutate queste persone, ma siate fieri pure del passato, perché non è solo una questione di monarchia quello che ha preceduto questa sorta di barzelletta che prima era Regno d'Italia e oggi è Repubblica Italiana, era qualcosa che ci ha portato in alto dappertutto. Abbiamo dato talmente fastidio che Inghilterra e Francia si sono dovute organizzare per spazzarci via. Immaginate solo questo, al di là delle corone. Grazie a tutti.